Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, bentornati su Crimax Carfishing. Cri, allora, a te la parola. Siamo a Bagaggiolo. Abbiamo voluto affrontare un'altra sessione qui a Bagaggiolo. Alla fine abbiamo anche detto che ci tenevamo a tornare, a riprovarci, a fare qualche cattura più importante. Quindi oggi abbiamo una bella mattinata a disposizione, quindi abbiamo scelto di venire qui. Allora, con l'occasione, io e Max pensavamo una cosa, visto che a Bagaggiolo, ragazzi, è cambiato il regolamento. Vi spiego, noi siamo venuti qui nell'anno 2020, l'anno scorso, il video, e c'era un regolamento dove prevedeva l'uso del barchino radiocomandato. Come ben sapete, noi per il poco tempo che abbiamo a disposizione è la via più veloce per scandagliare, per pasturare, eccetera. Sì. Dal 2021, grazie anche a voi che ci avete scritto nei commenti, siamo venuti a sapere che hanno cambiato il regolamento. Eh sì. Quindi, tecnicamente, è proprio bello in rosso, vietato l'utilizzo del barchino. Quindi consentono sempre l'utilizzo del gommone, mi sembra, letto, però hanno vietato l'uso del barchino. Quindi, noi ora ci troviamo qui. Dobbiamo scegliere uno spot e ovviamente, ragazzi, se non possiamo usare il barchino e se non abbiamo il gommone, non ci resta che fare plumbing. Sì, esatto, esatto. Plumbing è un argomento che avete chiesto in tanti. Nei vari messaggi ci avevate appunto chiesto di fare un video per spiegarvi, anche se ragazzi dovete sempre tenere presente che né io né Max siamo due professionisti, come fare il plumbing. Allora, prendiamo un po' la palla al balzo. Sì. Siamo qui in sessione, non so se riusciremo a fare qualche cattura perché comunque la cava è molto diversa rispetto all'altra volta. Sì. Ci sono degli erbai proprio per questo oggi, esatto. Dobbiamo usare la tecnica del plumbing con il marker per capire dove sono i punti liberi, esatto, e non pieni d'alghe. Quindi abbiamo deciso con l'occasione, ragazzi, di fare appunto un video dove appunto vi spieghiamo come farlo, ovviamente come abbiamo imparato anche noi, e tutte le varie cose, quindi dalla montatura, da come approcciarsi poi con i paletti, con le distanze, quindi cercheremo un po' di approfondire meglio questo argomento. Sì, sì, sì. Bene ragazzi, ci proviamo. A dopo. Allora ragazzi, sarò veloce. Per fare plumbing, ok, serve una canna dedicata al plumbing. Una canna con un mulinello dove abbiamo all'interno avvolta la treccia. Treccia e non nylon, perché la treccia ci dà effettivamente quello che è la sensazione del fondale, ok? È molto più precisa a ridarci l'informazione di quello che sarà il fondale sotto di noi. Quindi canna, mulinello, e adesso andiamo a vedere nei dettagli quelli che sono gli attrezzi per poter fare plumbing e per capire appunto anche l'altezza a cui stiamo pescando, ok? Allora ragazzi, ho smontato tutto in modo che andiamo a vedere tutto quello che serve nel dettaglio. Innanzitutto il marker, ok? Questo qua è molto aerodinamico, in balsa se non mi sbaglio, anche a lunghe distanze si può lanciare. Dopodiché abbiamo due tipologie di piombi, un piombo che è quello più usato perché va bene su tutte le situazioni, e poi ci sarebbe anche questo qua che, come vedete, ha degli speroncini che vengono fuori
che risulterebbe molto più indicato per avere una risposta migliore, però in casi dove ci sono molte alghe è meglio usare questo qua. Quindi io l'ho già montato sul trave, perché va bene un po' ovunque questo piombo qua, ok? Qui è da 85 grammi che ho trovato dentro la confezione del marker. Abbiamo questo piccolo trave qua, che adesso andremo a vedere come montarlo, perché facciamo tutta la montatura in diretta. Cri, correggimi se sbaglio, eh? Dopodiché ci serve per fare uno shock leader che andremo a fare l'unione con la treccia che già abbiamo in bobina, ok? E ci servirà uno shock leader lungo almeno due distanze. Che cosa sono le distanze? Lo vedremo dopo, perché anche qua tanti ci avete chiesto che cosa sono le distanze quando si fa plumbing o quando poi andiamo a spombare, quindi un argomento anche quello che affronteremo fra poco. Andiamo a vedere come si unisce l'armacord, in questo caso, che sarà il nostro shock leader, che appunto servirà per reggere l'urto, lo shock che si ha quando si va a lanciare il piombo, alla treccia che abbiamo nel mulinello. Allora, partiamo con una semplice asola, è lo stesso procedimento che ho fatto per fare il combi rig, quindi nulla di nuovo. Chi non avesse ancora visto il video può andarla a guardare. Piccola asola sul nostro shock leader, inserisco la treccia che ho nel mulinello, ok? Perfetto, e inizio a girare, ok? Faccio un po' di spire in modo da fare un nodo un po' più resistente, perché comunque dobbiamo tirare anche a distanze magari elevate. Dopodiché appunto ritorno indietro e lo vado a reinserire nella sua asola. Eccola qua. Allora, mi raccomando, non abbiate fretta, perché sennò vi resta il marker e il piombo appunto da plumbing in acqua. Adesso qua si è un po' chiusa, devo riaprirla, eccola qua, perfetto, ok. Ci troviamo in questa posizione. Adesso vado a inumidire, scusate. Ok, e vado a tirare. E si è fatto il nodo. Eccolo qua, ragazzi. Adesso ovviamente con la forbice vado a pulirlo. Sì, nulla di speciale, ragazzi. Ok? E tiriamo anche di qua. Perfetto. Ok. E il nodo è fatto. Primo passo fatto. Allora, ragazzi, ho fatto il nodo di sangue, chiamiamolo così, e adesso vado a srotolare appunto due lunghezze. Due lunghezze, come vi ho detto, dopo vi spiego. Intanto, visto che siamo arrivati fin qua, vi dico che siamo circa 7 metri 7 metri e 20, ok? Dopo vi spiego perché di questa misura precisa. Ok, io adesso qua avevo già calcolato prima, ovviamente so che dentro ci sono quasi 8 metri, e quindi sono tranquillo. Ok, perfetto, sta finendo quasi. Ok, è finito. Adesso vado a tagliare qua, perché c'è il nodo della parte finale, e questo via. E siamo arrivati a questo punto dove abbiamo creato lo shock leader e l'abbiamo praticamente mandato dentro al nostro mulinello, perché tramite il nodo il mulinello, come vedete, ha la parte dell'armacord, ok? Mulinello un po' datato, però è quello di Cree. Ok, perfetto. Adesso andiamo a vedere come si inserisce il marker e come si attacca il trave. Allora, andiamo a vedere. Ho munito il trave, chiamiamolo così, con il piombo che desidero utilizzare. Girella sgancio rapido, innesto del piombo veloce. Dopodiché faccio passare il mio shock leader dentro questo anello, ok? Quindi avremo il nostro shock leader che viene dalla canna, e vado a far scorrere questo dentro. Perfetto. Dopodiché in dotazione abbiamo questa piccola perlina di gomma, ok, che adesso andiamo a inserire dalla parte cicciottella, chiamiamola così, quindi ovale, vedete, ok. E dopodiché andremo a fare l'unione con la girella del marker, quindi qua ognuno si può sbizzarrire col nodo in cui si trova meglio. Io farò un classico nodo,
proprio veloce per farvi vedere, però sempre fatto bene, perché sennò lasciamo il marker là. Perfetto, vado a reinserirlo qua nell'asola. Ok, inumidisco, sa un po' di cava. Perfetto, vado un attimo a pulirlo come sempre, che ormai... Tac, perfetto. E adesso andiamo a vedere a cosa serviva questa perlina di gomma. Serviva perché deve andare qua a coprire la girella. Questo perché? Perché poi il trave andrà a sbatterci contro, ok? E si bloccherà, vedete? E questa è la nostra montatura per fare plumbing e per capire appunto a che altezza andremo a pescare. Direi, Cri, che possiamo iniziare a lanciare. Prima di lanciare in acqua, volevo farvi vedere cosa succederà sul fondale. Quindi lancio qua per terra il marker e il piombo e andremo a vedere come si adagia sul fondo, ok? Quindi immaginiamo che siamo sott'acqua, anche se non lo siamo, e vediamo come si posiziona il marker. Ok ragazzi, siamo in acqua, anche se non sembra, siamo in acqua. Che cosa succede? Abbiamo questa situazione qua, abbiamo tirato, il piombo e il marker vanno giù sott'acqua e se vogliamo appunto fare plumbing andremo poi con la canna a trascinare il nostro piombo, quindi capiremo se si tratta di un fondale duro, se si tratta di un fondale ghiaioso, dopo vi spiego come capirlo, se ci sono alghe o se siamo proprio nel fango più totale. Il marker si posizionerà subito in posizione verticale, perché ovviamente è un galleggiante, galleggia, quindi quello ha da fare. Se vogliamo anche capire a che profondità stiamo pescando, che cosa facciamo? Andiamo a dare filo alla frizione e guardate, man mano che io do filo, il marker tenderà a salire. Perché? Perché ovviamente il trave col piombo sta fermo, ma il filo che io concedo dalla frizione farà alzare il marker, ok? Quindi, come fare a capire poi a che misura stiamo pescando? Io a casa mi sono preparato sulla canna, ok? Un piccolo nastro che mi segna che dall'uscita del filo a dove ho posizionato il nastro sono 50 centimetri esatti. Ognuno poi avrà la sua versione, chi mette lo scotch, chi colora la canna. Io per non rovinare la canna ho messo un piccolo nastro, ok? E quando dall'uscita del filo arrivo al nastro so che sono 50 centimetri. Quindi se io ripeto l'operazione 5 volte, 5 volte per 50 centimetri, so che sto pescando a 2 metri e mezzo, ok? Semplicissimo, dopo comunque andiamo a vederlo di nuovo. E basta. Questo è come si presentava sott'acqua il tutto. Ok ragazzi, andiamo a lanciare e sondiamo il terreno che troveremo sotto il fondale. Mi sono messo una protezione sul dito perché con la treccia ho avuto brutte esperienze. Ok ragazzi, abbiamo tirato. Adesso andiamo a cercare di capire che tipo di fondale abbiamo. Allora, sappiamo che se vedremo un cimino traballare, ok, probabilmente siamo su un fondo ghiaioso, che sarebbe anche l'ideale. Se invece vediamo che il cimino tende a venire, ma non traballa più di tanto, comunque è un fondale abbastanza duro, ok? Viceversa, se fosse fangoso, faremo fatica. Se invece faremo tantissima fatica, probabilmente siamo su un banco d'alghe. Quindi noi dobbiamo cercare di capire dov'è il pulito, ok? Quindi adesso tramite quello che ci dirà il cimino e le vibrazioni che appunto sentiremo anche grazie alla treccia, perché proprio dà una risposta immediata a differenza del nylon, cercheremo di trovare uno spot pulito e dopo andremo a clippare la nostra canna in modo da ritirare poi sullo stesso punto. Bene, procedo. Allora, adesso portando indietro la canna, in questo momento sento un po' di resistenza, molta resistenza, quindi probabilmente sono finito su delle alghe. Adesso mi sono liberato, avete visto lo scatto della canna. Adesso qui recupero un pochettino e riprovo. Allora,
Ecco, adesso sta scorrendo e poi si rincastra, quindi probabilmente sono su una zona dove ci sono abbastanza alghe. Dovrò sicuramente cambiare spot, anche se qui però stava venendo più facilmente. Ok, guardate ragazzi, sta venendo indietro molto più facilmente la canna, quindi probabilmente ho trovato qualche metro indietro, era un po' più pulito. Adesso si perde tra le alghe sicuramente. Ok, adesso vedo che sta venendo. Vedete, non ho vibrazioni sul cimino a saltelli, quindi non c'è ghiaia sicuramente. Ok, adesso stava andando via tranquillo, quindi blocco la canna, ok, recupero un attimo il filo, vado a sentire che sia bello teso. Adesso, man mano che faccio uscire il filo, capirò a che altezza sto pescando, a che profondità. Quindi 50, un metro, intanto guardo se esce, un metro e mezzo, 2 metri, 2 metri e mezzo, eccolo là. Allora, 2 metri e mezzo e altri 15 centimetri, quindi 2,65 metri più o meno di profondità, ragazzi, ok? Quindi, facilissimo, un piccolo segnalino, 50 centimetri, man mano che il filo esce sono mezzo metro alla volta, io sono arrivato più o meno a questo anello qua rosso, quindi saranno 15 centimetri, 5 per 50, 250, 2 metri e mezzo più 15, 2,65 metri, quindi facilissimo anche capire a che distanza, sì, più o meno ragazzi, adesso non so se questi sono effettivamente 15, ma 2,70 metri, 2,60 metri, 2,65 metri, quella comunque è la profondità a cui sto pescando, semplicissimo. Allora ragazzi, Max adesso vi ha fatto vedere come sondare il fondale, come fare la montatura, adesso abbiamo clippato ovviamente il filo sul mulinello sul punto, diciamo sullo spot che abbiamo scelto. Adesso non ci resta che capire ovviamente la misura, quindi la distanza a cui stiamo pescando. Solitamente si parla di distanze, di lunghezze, ok? Che cos'è la distanza e la lunghezza? La distanza, la lunghezza equivalgono a una canna da 12 piedi, ovvero 3,60 m. Quindi la cosa bella di questi paletti, che sono i distance stick di corda, in dotazione nella scatola c'è, oltre che un pernetto, scusa Max, oltre che c'è questo pernetto che vi facilita ovviamente il fissaggio al terreno, ok, quindi andate bene a fissarli. Qui, adesso ve li mostro un attimo con l'occasione ragazzi, visto che ce li ho in mano, si può svitare e mettere un isotopo che sarebbe una piccola starlight, quindi anche di notte eventualmente sono visibili. E praticamente oltre a questo c'è anche questo cordino, che cos'è? Equivale alla distanza, quindi questo cordino è lungo 3,60 m, quindi avete già, senza dover star lì a misurare o posare la canna per terra, avete questo cordino, lo fissate un paletto, tirate, fissate l'altro, avete già la vostra lunghezza pronta. E basta ragazzi, quindi molto semplice, quindi distanza lunghezza uguale a canna a 12 piedi, ok? 3,60 m. Adesso vi facciamo vedere il fissaggio e come fare tutta l'operazione. Marker, e adesso facendo dei giri ad 8 andrò a capire a che distanza abbiamo tirato, ok? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dovremmo esserci secondo me, 10, 11 e mezzo, 11 e mezzo per 3,60 che è la distanza in metri, 41 e 4,
Allora, 41,4 metri. Questo è la distanza, questa è la distanza del nostro spot che abbiamo scelto. Adesso, per andare a clippare la distanza di 11,5 sullo spomb, non clipperemo a 11,5, ma una distanza in meno, ok? Quindi adesso lo srotolo, recupero tutto e devo ricordarmi 10,5 per lo spomb, 11,5 per le canne da pesca. Allora ragazzi, ha funzionato un po' tutto, perché questo lo tiro un attimo qua, ha funzionato un po' tutto, perché guardate, questo è quello che ha portato a riva il pesce durante il combattimento, quindi alghe ce n'è, aver trovato il giusto spot ha ripagato, quindi più contento di così non potevo essere ragazzi. Questo per me è un trofeo, perché fatto tutto nel modo giusto, senza barchino, senza gommone, cioè è una vittoria. Cos'era, Cri? Esatto, no? È una vittoria questa. Dista stick, plumbing, spomb, carpa. Non so che altro aggiungere, Cri. Cioè è andato tutto secondo i piani e forse spendere quella mezz'ora in più prima di calare le canne può essere utile. Questa qua ragazzi è caduta su un innesco bilanciato, perché sappiamo che qua funzionano gli inneschi bilanciati, dippata ovviamente da un mese e basta, cioè sono veramente contento, anche perché ho provato i waders finalmente e cavolo, quando vediamo quei video allora dove stanno mezz'ora, 40 minuti a fare plumbing e a cercare lo spot, vuol dire che funziona. Quindi sono felice. Bene, bene, pausa. Pausa perché siamo contenti, perché fatto il pesce, oltre che essere contenti perché abbiamo fatto il pesce, ma l'abbiamo fatto con... Allora, ovviamente ragazzi, noi, ripeto, è anche vero che qualcuno di voi dice però anche qui avete detto in mattinata il pesce l'avete fatto lo stesso. È vero ragazzi, è una situazione di comodità. Noi abbiamo un barchino, c'è chi non lo ha, chi non lo vuole avere, chi non lo può avere. E ovviamente ci si deve affidare a questi sistemi, che comunque sono sistemi molto efficaci. Ovviamente è più macchinoso rispetto a far partire un barchino o a montare su un gommone, questo è poco ma sicuro, però comunque è una tecnica validissima, sempre efficace, perché è una cosa meccanica praticamente,
E come avete visto, cioè ora già Bagagiolo di per sé non è semplice. In più adesso è ancora più complicato perché le alghe presenti, che sono molte, vanno a coprire buona parte della cava, quindi bisogna trovare appunto quelle chiazze di pulito per riuscire a pescare in maniera molto precisa, perché sono chiazze grosso modo da un paio di metri, non sono così molto grandi, quindi però non ce n'è tante, quindi stamattina comunque abbiamo perso un po' di tempo per trovare qualche piazzola. C'è voluto del tempo, che è quello che noi cerchiamo sempre di evitare, appunto, di perdere questi tempi, che non è tempo perso, ragazzi, facendo una piccola promessa. No, assolutamente. Però ovviamente, per noi abbiamo 4 ore, un'ora la perdiamo però così. Ci sembrava giusto, visto che qui a Bagagiolo, ovviamente, noi siamo sempre venuti con il barchino, ora l'hanno vietato, se vogliamo pescare ci restano due sistemi, o il gommone sì, o a caso. Il gommone, ragazzi, non ce l'abbiamo e di conseguenza ci affidiamo alla tecnica del plumbing, sì, che avete visto che è funzionante. Allora, sono andato giù a inguadinarla perché per questo motivo ancora una volta trovare libero un piccolo spiazzo dove calare il pesce vede l'esca, se no come fa a vederla qua dentro? Ragazzi, avevamo accennato che quest'anno purtroppo abbiamo poco tempo per fare self-made, quindi stiamo provando una linea nuova. Questa è da 25 mm, Bagagiolo, direi bene, direi molto bene. Un'altra bella specchi c'è venuta a trovare. No, Cri, se mi lanci contro la videocamera l'acqua. Allora ragazzi, un po' più grossetta dell'altra, ma sempre carpe sì, che si fanno sentire comunque. Però penso che oggi, Cri, la vittoria non è tanto la taglia, no? No, effettivamente, ripeto, abbiamo preso spunto per fare questo video proprio per questo motivo. Quindi quando ci si ritrova a pescare in posti come questi dove non si ha a disposizione, diciamo, la tecnologia, si fa con i vecchi sistemi. Ragazzi, un'altra carpa che se ne va, un'altra bella specchi. Alla prossima. Che belle però, guarda che bello. Ragazzi, facciamo vedere, visto che siamo a Bagagiolo e sapete le difficoltà che abbiamo avuto qui, vi facciamo vedere come stiamo pescando ovviamente. Niente, sto facendo un sacchettino come ho fatto prima, boilless generosa del 25, e ci aggiungerò nuovo prodottino, stick mix frizzy alle Tiger, che è quello che ho usato prima. Due partenze, una persa, una guadino che l'ha portata Christian. Sì, che sarebbe il pellet frizzy sostanzialmente fatto stick. Esatto. Bene ragazzi, e allora, due siamo riusciti a fare due pesci finora,
Abbiamo ancora del tempo davanti, non molto, vediamo se riusciamo a fare soddisfazione, però due pesci a allora, bagagiolo. Allora qui a bagagiolo così è sempre una soddisfazione, anche fare un pesce è da ritenersi fortunati. Diciamo che è la prima volta che ci imbattiamo in questa situazione, perché cioè qui nel senso in questa cava, perché non c'è veramente tanto 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 agrume. E oltretutto partono proprio da sotto, vengono su, sì. Quindi è doppia soddisfazione per noi essere riusciti a fare. Sì, perché vuol dire pesci. Che abbiamo trovato, grazie al plumbing, lo spot giusto, pulito, perché se no è una pallina in mezzo. Cioè, provate a pensare, ragazzi, una pallina qua dentro. Beh, sono così, guarda, puoi ricrearle perché partono da giù e vengono su così. Cioè, provate a pensare un innesco nascosto qua, cioè non so quante carpe riescono ad andare a mangiarci sopra. Anche perché il piombo cade, ma l'esca dove va a finire? Ci sembra proprio, cioè è un video fatto apposta, proprio perché siamo venuti a fare un giro, abbiamo visto appunto queste alghe, abbiamo preso appunto l'occasione, ragazzi, palla per al fare balzo. Questo video dedicato al plumbing, proprio perché serve. Quindi adesso venire qui e fare così, lanciare in mezzo... No, sarebbe stato inutile. A sta roba qui... Non è molto produttivo, quindi a maggior ragione adesso bisogna essere ancora più precisi nel pescare. Sì, sì. Diciamo che questa cava ci sa sempre regalare soddisfazioni. Quell'emozione particolare. Sì, sì, sì. Poi ragazzi, io sono veramente contento che adesso il signore qui è finalmente tornato. Un po' più presente, dai, un po' più presente. Quindi... Purtroppo quest'anno per me è un po' particolare, un po' impegnato, però va bene, dai. Quelle sessioni, se poi vengono fuori ste belle sessioni, certo, poche ma buone, così poi si la sapete, dice. Ragazzi, noi prendiamo spunto molto dei nostri contenuti, proprio dei vostri commenti, quindi più cose ci chiedete, più noi poi raccogliamo informazioni e cerchiamo di creare il video, come in questo caso che esatto. Ci avete veramente scritto in tanti di fare un video dedicato proprio al plumbing, alle distanze, a queste cose. Quindi ragazzi, questo è il video. Adesso speriamo di concludere la sessione con un altro pesce, altrimenti siamo già contenti a posto, ragazzi. Sì. Basta, a fra poco. Bene, ragazzi, sessione conclusa. Allora, sperando di essere stati chiari ed aiuto per chi si avvicina per la prima volta alla tecnica del plumbing. Ovviamente serve un po' di esperienza, che man mano che si va avanti la si apprende, e i risultati poi qui arrivano. Sì, infatti, quindi abbiamo voluto proprio fare un video, tra virgolette, molto completo, proprio partendo dalle cose più, tra virgolette, banali, proprio perché giustamente uno che non ha mai approcciato questo tipo di tecnica, insomma, di sondaggio del fondale, non sa. Quindi magari vedi alcuni video, vedi alcune immagini, vedi alcune foto, però spiegarlo in maniera magari un po' più semplice, noi, perché sì, noi esatto, siamo molto sempliciotti, no? Quando sì, semplici, perché vogliamo... cose, non vogliamo essere tecnici, infatti, perché non lo siamo, quindi cerchiamo di dirvi quello che noi impariamo, quello che abbiamo appreso avuto anche durante la esatto visione dei video che ci sono su YouTube. Quindi non è che ci siamo inventati noi cosa dire, cioè siamo andati alla ricerca di informazioni, col tempo abbiamo appreso un attimino come usare questi materiali e poi basta. Ovviamente per ragioni di tempo, ragazzi, come detto prima, preferiamo altri metodi, però come in questo caso, se si vuole venire a pescare in questo posto, esempio, non si ha il gomone e il barchino non si può usare, non vi resta che fare plumbing. Esatto. Ma non solo per le alghe, non è solo per il fatto delle alghe, anche se non ci fossero alghe, cosa che in questa cava, lo premetto, dura un mese, perché
è un mese circa, un mese e mezzo che ci sono le alghe, poi sì, le alghe qui muoiono e la cava sì, non c'erano l'anno scorso quando siamo venuti. Esatto, la cava è praticamente libera, quindi è solo questo periodo dell'anno che sono in fiore, la cava si popola di alghe, quindi ripeto, un mese e mezzo al massimo. Sì, ma anche due, ma non è un problema. Però, come vedete, può, i pesci si fanno lo stesso, se no? Se si cala giusto, ragazzi, i risultati comunque li avete, ovvio. Esatto, esatto. Basta, quindi, detto questo, ragazzi, vi lasciamo a delle stupende immagini che Cree ha girato col drone e che vi fanno anche vedere un attimo la complessità che è stata oggi a farla padrone, praticamente. Esatto. Perché non è stato facile, però è andata bene. Con nostra sorpresa abbiamo visto anche, adesso vedete nelle immagini, esatto, vi lasciamo con delle belle immagini. Ciao ragazzi, al prossimo video, ciao, ciao.